Quando si parla di piccole isole, il primo problema che mi viene in mente è quello della sanità, perché noi lo tocchiamo con mano, tutte le difficoltà che ci sono quotidianamente per quanto riguarda i servizi che diminuiscono, ma poi quando si parla di piccole isole si parla anche di posti dove non c'è neanche il pronto soccorso, oltre agli altri servizi sanitari essenziali. Per quanto ci riguarda vogliamo sottolineare, appoggiare, sostenere la battaglia che il Partito Democratico sta facendo anche a livello nazionale, per avere più risorse per la sanità, perché è tanto tempo veramente che su questo tema non si mettono importanti investimenti, e la conseguenza è che per prime le piccole isole poi sui propri territori registrano la carenza dei servizi, perché quando ci sono meno incentivi per i medici, quelli non vanno innanzitutto sulle sedi disagiate e quindi abbiamo difficoltà a reperire il personale che deve venire a fare i servizi del distretto, tutto quello che dà la possibilità alla gente di curarsi gratuitamente. Quindi dalle piccole isole viene un grande sostegno alla battaglia nazionale per la sanità, perché è giusto che questa nuova segreteria si connoti con delle battaglie che per il Partito Democratico sono importanti, e la sanità è la numero uno.